Rilievi nel pomeriggio di giovedì nel luogo in cui lo scorso 5 febbraio venne ritrovato il cadavere carbonizzato di Antonella Alfano, la 34enne agrigentina mamma di una bambina di 10 mesi. Nella vicenda risulta indagato per omicidio volontario l'ex compagno della donna, il carabiniere Salvatore Rotolo. Su ordine della Procura della Repubblica di Agrigento, lungo la strada provinciale 80 si sono recati un perito di Catania, nominato dall'autorità giudiziaria, e un suo collaboratore. Ma per la prima volta dopo la scoperta del cadavere della donna, sul luogo erano presenti il militare, accompagnato dai suoi avvocati Salvatore Pennica e Alfonso Neri. I tecnici hanno effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica di quello che inizialmente si pensò potesse essere un incidente stradale. Tanti ancora gli aspetti da chiarire, si attendono i risultati dell'autopsia effettuata dal medico legale Cataldo Raffino di Catania, che potrebbe chiarire i punti oscuri della morte. Quando sull'auto è divampato l'incendio, la giovane commessa era già morta, quasi certamente soffocata. La procura preferisce portare avanti il lavoro investigativo senza riflettori puntati. Il fascicolo sulla delicatissima inchiesta è nelle mani del sostituto procuratore Giacomo Forte, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Ignazio Fonso. Risposte importanti si spera possano arrivare dai risultati delle perizie tecnico-scientifiche sulla Fiat 600 e sui materiali sequestrati all'ex fidanzato della vittima.